Luciano Di Berto è un imprenditore agricolo. Con lui abbiamo la possibilità di conoscere un'espressione della multifunzionalità in agricoltura che è quello delle fattorie sociali, che vanno considerate come un punto d'arrivo perché c'è un percorso per lo svolgimento di questo tipo di attività non certo semplice. Tutto, lo ricordiamo, però inizia dall'impresa agricola. Sì, hai detto bene perché il nostro percorso in tutti questi anni di lavoro che abbiamo dedicato a questa struttura sono stati impegnativi sotto tanti punti di vista. Noi siamo partiti come fattoria, come azienda agricola, io sono imprenditore agricolo e nel frattempo abbiamo costituito un'associazione, una onlus, Lavoro della Vita, per poter dare e offrire dei servizi alle persone con degli svantaggi fisici e psichici che nel corso degli anni ci hanno portato a strutturare la nostra azienda agricola anche fino a divenire una fattoria sociale. Quindi la fattoria sociale in cui ci troviamo oggi è il risultato di un impegno costante e duraturo negli anni perché ci sono state delle leggi che hanno regolamentato questo settore, però è anche vero che l'imprenditore agricolo da solo non è chiamato a svolgere, non può tecnicamente svolgere un'attività di fattoria sociale se non con l'ausilio di altri collaboratori esperti, con delle figure professionali che mi affiancano e ci affiancano nello svolgimento di quello che è un'attività assistita, con l'ausilio degli animali, di tutte quelle che sono le attività che si possono sviluppare e creare in un'azienda agricola come quella di una semplice coltivazione di un orto, quindi l'accudimento di piante piuttosto che di animali, e quindi tutto questo viene fatto in comunione con le altre persone, cioè con gli altri utenti, con le altre persone che frequentano e dedicano il loro tempo a trascorrere in un'azienda. Quindi l'azienda agricola è prestata al mondo, tra virgolette, sociale per sviluppare e portare avanti il discorso di attività propria, che è quella di coltivazione, trasformazione e perché no anche vendita di prodotti agricoli, con l'ausilio di figure professionalizzate che seguono il percorso di inclusione, di socializzazione di questi soggetti che frequentano la struttura. Allora, abbiamo spiegato, credo che lei abbia spiegato molto bene. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di far capire che non è così semplice gestire un'attività, anzi più attività che si connettono fra di loro, perché per ciascuna c'è bisogno di un accreditamento. Quello che una volta noi svolgevamo come attività didattica o agricola, si avvaleva solo della figura professionale dell'imprenditore agricolo, formato. Oggi come oggi, nella fattoria sociale intervengono più figure professionali. Oltre all'utente ci sono io come referente di fattoria sociale, come imprenditore agricolo, però ci sono figure come psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali con la supervisione di uno psichiatra e anche tecnici riabilitatori che ci confortano e ci permettono di fare una valutazione del prima, durante e soprattutto dei risultati successivi a queste, diciamo, alle attività che noi proponiamo, andiamo a svolgere proprio negli aziende. Quindi ci sono figure professionali che convivono in questa azienda agricola. Anche il semplice coltivare un orto praticamente viene visto con occhi diversi, da professionalità diverse, perché non trascuriamo e non tralasciamo, perché il nostro focus è quello, quando si parla di fattoria sociale, l'utenza che ha bisogno di una professionalità che lo segua e cerchi di massimizzare quello che è il set di attività che noi proponiamo. Abbiamo sentito prima, Luciano Di Berto fa riferimento per le fattorie sociali alla necessità di avere degli esperti. Ecco, qui abbiamo un rappresentante degli esperti che sono a disposizione delle famiglie e dell'attività, Cesare Pennese, che è amministratore di Civitas, che è appunto un'organizzazione che si occupa di questo. Cosa fate in sostanza? Allora, noi abbiamo creato una startup di nome Civitas che si occupa di impiantare delle case famiglia all'interno di fattorie sociali o aziende rurali o comunque in dei comuni a rischio di spopolamento o comunque diciamo a svantaggio, per cui comuni montani o pedemontani. L'idea è proprio quella di inserire queste strutture piccole, parliamo di casa famiglia può ospitare al massimo 6 utenti, 6 persone,
inserite però in un contesto, diciamo, agricolo e rurale, per cui in delle fattorie dove poi è possibile fare anche delle attività legate all'agricoltura, all'agricoltura sociale, piuttosto che vivere secondo canoni più naturali rispetto alla città. Il nostro utente medio sono delle persone o anziani piuttosto che disabili che abitano in città e casomai vogliono un pochino allontanarsi, per cui vivere in una maniera, come dicevo prima, un po' più vicino alla natura, più naturale, tenendo conto di ritmi che sono più spalmati nel tempo. Ecco, questo è il principio di questa startup. Questo ci occupiamo, ecco. Lo stare in un ambiente come questo, rispetto ad una soluzione, diciamo, più convenzionale, ha un vantaggio, dà un beneficio in più? Beh, il ritorno alla natura, ai ritmi naturali circadiani, già di suo dà un vantaggio, un valore aggiunto rispetto al, diciamo, all'artefatto, cioè a qualcosa che dobbiamo fare, al vivere secondo dei tempi che sono scanditi in maniera non naturale ma dettati dalla società, e per cui da quello che si fa e dal contesto sociale in cui viviamo. Il fatto di poter uscire fuori, non avere vincoli, di non avere barriere, di fatto, no? Quando si esce qui fuori, non, anche con lo sguardo, non si trovano grosse barriere, sia l'accessibilità a qualsiasi posto, sia un contatto più naturale e più vicino alle persone, quando si va a fare la spesa, al piccolo esercizio commerciale, quando si vive la piazza di ogni singolo paese, quando si vivono gli spazi, quando si vivono anche tutte quelle attività legate all'agricoltura, la fase della semina, del raccolto. Sicuramente è un valore aggiunto rispetto a un ospite istituzionalizzato, messo in una struttura dove comunque deve stare a dei ritmi che sono quelli legati alla struttura di sé. La vostra azienda agricola come fattoria didattica ovviamente è molto vicina alle scuole, insomma, le vostre proposte riguardano anche i bambini, soprattutto i ragazzi delle scuole medie inferiori. Sì, effettivamente sì. Sono stati dei progetti che avevano una durata che comprendevano dall'inizio dell'anno fino alla fine, dove abbiamo potuto ospitare delle scolaresche, soprattutto in età della primaria, quindi quelli che vanno dalla prima alla quinta elementare, con ottimi risultati, non solo per il fatto di fare attività all'aria aperta, ma nel vedere effettivamente una partecipazione attiva, un riscontro dell'amore e della passione che si metteva nel svolgere un'attività con un risultato. Quindi praticamente c'è stato un riscoprirsi parte di un progetto e di un processo di produzione, quindi di creazione di un qualche cosa che secondo me nelle scuole è importante, soprattutto nei bambini in generale, che rappresenta una fascia di età un po' a rischio, perché purtroppo oggi la tecnologia ci porta molte volte all'allontanamento, al disconnettersi dalla realtà quotidiana. We'll be right back.